e un'estate indimenticabile per Caterina Balin. E un'estate indimenticabile per Caterina Balin. La conduttrice, 37 anni, è incinta della seconda figlia, che accoglierà tra le braccia entro la fine di agosto. E così l'ultima intervista rilasciata alla stampa si rivela occasione per fare un bilancio della gravidanza in corso. La presentatrice napoletana ammette che la dolce attesa si sta rivelando più faticosa della prima, vissuta 5 anni fa con la nascita del primogenito Guido Alberto. Gli anni si sentono. E poi allora non lavoravo, spiega, è stata una fatica che non mi aspettavo. Ma ogni sforzo è ripagato, un figlio è qualcosa che passa davanti a tutto. Al momento del parto saranno solo mamma e bimba. E di qualche settimana fa il diktat con cui Caterina spiegava di non volere altre persone in sala. La regola vale anche per il futuro papà, il finanziere e scrittore Guido Maria Brera, sposato nel 2014. Mi piacerebbe aspettare di vederla, tenerla in braccio e solo dopo decidere il nome. Io e lei. Io e lei. L'annuncio della gravidanza era arrivato a marzo. Caterina ha aspettato il quarto mese per dare la notizia al pubblico e ai colleghi della trasmissione, detto fatto. Mi vedevano strana e non capivano. Dice a proposito dei collaboratori del suo staff. Il ritorno in trasmissione è previsto per le settimane successive al parto. E la conduttrice, sostituita nei primi tempi da Serena Rossi, già fa progetti, voglio proporre persone che abbiano qualcosa da raccontare di sé, una propria storia. Coerentemente con il programma, è solo un altro modo di fare tutorial. Vorrei intervistare musicisti, scrittori, eccellenze italiane di ogni genere, primi nel mondo ma spesso assolutamente sconosciute.